Nella giornata di oggi, 7 settembre, si è verificato un devastante raid nella città di Kostantivka, situata nella regione ucraina del Donetsk. Durante questo attacco, il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che sono state coinvolte persone che non avevano commesso alcun crimine o azione dannosa. L'aggressione è stata condotta dalla Russia e ha causato 17 morti e numerosi feriti. Secondo le parole di Zelensky, Kostantivka è una comunità come tante altre, con negozi, farmacie, persone che conducono una vita normale. L'attacco ha avuto luogo in un mercato locale dove le vittime stavano svolgendo le loro attività quotidiane. Il presidente ucraino ha condiviso queste informazioni tramite il suo canale Telegram, diffondendo anche video e immagini che documentano l'aggressione. Durante il raid, diverse automobili sono state incendiate, un edificio residenziale è stato colpito, causando ulteriori danni e mettendo a repentaglio la vita delle persone che vi abitano. La situazione ancora in evoluzione, il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente a causa delle ferite riportate durante l'attacco.